Buon fine settimana a tutti, vediamo insieme la situazione sul titolo di Google, candele giapponesi, time frame daily, utilizziamo le nostre fasi cicliche, la linea bianca, il trend primario, la sinusoide e poi il battle plane, i sottocicli, il giallo più breve, il rosso l'altro. E possiamo facilmente individuare una fase ciclica molto molto ben conformata con questo minimo dopo una discesa e quest'altro minimo di ripartenza dopo un'altra discesa. E anche i sottocicli, ecco, vediamo come ricalchino dei movimenti, dei minimi che corrispondono temporalmente ai minimi dettati dai battle plane. Quello che è interessante adesso è che ci troviamo in una fase primaria ancora rialzista, il trend primario simboleggiato dalla sinusoide bianca, e abbiamo avuto questo movimento di salita e di discesa con questo minimo che è ben evidenziato, riprodotto dalla chiusura ciclica dei primi due battle plane di giallo e rosso, e poi adesso abbiamo la ripartenza in sincronia dei due sottocicli, appunto giallo e rosso, in sincronia a loro volta col trend primario. Quindi si evidenzia un movimento long che è stato anche diciamo ben evidenziato dalla candela consegnata venerdì, una candela bullish, molto molto rialzista, che quindi ci va a confermare che nel breve periodo siamo ancora in fase long sul titolo Google. Quindi viene anche abbastanza semplice andare a vedere come una trend line ribassista con questi massimi, che aveva dato un'ipotesi di short in teoria con la penultima candela, ma semplicemente con l'analisi ciclica vediamo come quest'ultima candela null'altro fosse che un inizio di ciclo e che quindi la candela poi di venerdì sia andata a confermare questa situazione. Per cui nel breve medio periodo ancora ottica rialzista con in teoria possibilità di andare a prendere questo livello di resistenza, vedete qui resistenza, supporto, supporto, rottura, resistenza. Quindi di andare a prendere il livello che si trova in pratica ai 1200 punti circa. Quindi ottica rialzista, ottimale sarebbe anche un retest della trend line per operatività long, andando poi a posizionare uno stop non solo sotto questa candela, ma magari anche un po' più sotto, uno stop largo, avendo comunque questa parte di ipotetico loss e un risk reward con una parte di ipotetico gain comunque a nostro favore. Buona domenica a tutti.